L'arte è per tutti. Io da questo momento stringo un patto con Chiara Ferragni perché mi dica dove andrà, io indicherò dove lei andrà e potrò anche indicarle dove andare. E quindi, per esempio, se uno arriva a Galatina, a Santa Caterina, vada a Casaranello, dove ci sono dei mosaici bizantini meravigliosi con delle forme astratte che sono belli come quelli di Ravenna. Entrare lì dentro, farsi fotografare, sarà utilissimo a Casaranello, se una persona è nota, e aggiunge la sua notorietà a quello che porta dentro di sé. E questo è utile per tutti, non c'è nessun elemento di discussione. Non c'è nessun... non è che una persona nota non deve andare in un posto perché altrimenti cosa fa? Deve pagare per andarci. Non è che un grande attore non può andare, certo, creerà forse disturbo. Non si può chiedere di pagare per vedere. Quindi io mi auguro che Chiara Ferragni, d'ora in avanti, vada in tantissimi luoghi e vada anche a Caorle, vada a Jesolo, vada... E ci sono delle opere che potrà trovare a Conegliano, in un sacco di luoghi molto meno frequentati degli Uffizi e che forse grazie a lei altri andranno a vedere per pura curiosità, è legittimo. Ecco. Questo.